Buongiorno, siamo oggi con Daniele Arghittu, giornalista, direttore dell'Ora del Pellice, una prestigiosa rivista di costume e anche di approfondimento storico che, fondata alcuni anni fa, sta crescendo e ogni tanto propone anche delle scoperte, delle piccole riscoperte del territorio estremamente interessanti. Grazie Daniele di averci concesso questo spazio. Ci sediamo nella cornice di Villa Olanda per questo racconto della vigilia della marcia su Roma in terra valdese. Ecco, dove siamo? Siamo a Villa Olanda, Marco. È un'antica struttura costruita nel 1790 da un valdese, Gian David Peyrò, che aveva fatto fortuna appunto nei Paesi Bassi, e poi torna e costruisce questa struttura, questo edificio, come residenza privata. Ben presto poi diventa una realtà ricettiva di prestigio, si chiama Hotel Bel Air, e a un certo punto è uno veramente dei principali hotel del Piemonte, frequentato da persone di alto livello. Naturalmente all'epoca la villeggiatura se la potevano permettere le persone di un certo tenore di vita. È un'ipotesi che l'incontro si sia svolto qui. Spieghiamo giusto di quale incontro parliamo, perché mentre Luigi Fatta Pinerolo organizza quello che sarà il grande banchetto che dovrebbe celebrare il suo potere politico, la sua apoteosi elettorale, e che in realtà sappiamo sarà in qualche modo l'orchestra del transatlantico, ovvero la fine, il naufragio del Parlamento liberale che caratterizzò la Belle Époque. Qui alla chetichella arrivano dei personaggi già noti, ma che diventeranno tristemente noti negli anni successivi. Non c'è dubbio, sono in realtà un eroe di guerra come Emilio De Bono, anche un avvocato decisamente più giovane, ma che ha fatto tutta la guerra come era un fervente interventista, Cesare Maria De Vecchi. Forse ci sono altri personaggi minori, su questo le fonti non sono chiare. Avrebbe dovuto esserci anche un giovane ma già cruciale, fondamentale personaggio come il 26enne Italo Balbo, che poi però viene trattenuto dalle sue parti per una questione, una briga locale, e però nel suo diario attesta che il 15 di settembre questi i futuri quadrumviri del fascismo, De Bono e De Vecchi, si trovarono a Torre Pellice per stendere un regolamento. Perché proprio a Torre Pellice? In fondo la base del fascismo era storicamente Milano, perché allontanarsi così tanto e venire nella periferia dell'Italia in quel momento, certo, e tra l'altro in un luogo sicuramente non vicino e non di simpatie fasciste? Sicuramente no, tra l'altro era un luogo dove aveva una particolare forza, oltre a Fatta, che era il deputato di Pinerolo dalla fine dell'Ottocento, Giolitti, no? Giovanni Giolitti, che tra l'altro il giorno prima della marcia su Roma avrebbe festeggiato il suo 80° compleanno a Cavour. In realtà ti posso rispondere facendo una piccola premessa. Il fascismo era in quel momento un movimento molto spontaneo, con delle squadre di picchiatori però abbastanza anarcoidi, erano anche alcuni di sinistra peraltro, se possiamo utilizzare questo termine forse in modo improprio, però erano veramente un po' allo sbando, non erano irregimentate. Ecco, serviva un regolamento militare, di tipo militare, per fare in modo che poi il 28 di ottobre del 1922 si potesse effettuare quella che è stata un colpo di mano, un'azione eversiva. Lo stesso Mussolini poi avrebbe detto che qualunque Stato degno di questo nome avrebbe schiacciato immediatamente un'azione di questo genere, no? Invece l'Italia era talmente debole in quel momento, il regime liberale italiano, che non ci fu reazione. Quindi redigere un regolamento di tipo militare richiede l'aiuto e la consulenza di un militare
il numero di rango. Allora, questa è un'ipotesi che gli storici fanno. Indubbiamente è il generale Armando Diaz, il generale della vittoria, colui che sostituì Cadorna dopo la sconfitta di Caporetto e portò l'Italia a Vittorio Veneto. Indubbiamente aveva delle simpatie fasciste, l'avrebbe poi dimostrato dopo, sarebbe diventato il ministro della guerra del primo governo Mussolini. Però naturalmente in quel momento non poteva certo schierarsi. Quindi Armando Diaz probabilmente si trovava in questi territori. È un'ipotesi, perché si dice, ci sono delle testimonianze che sostengono che De Vecchi abbia scelto Torre Pellice proprio perché da queste parti c'era Armando Diaz, verosimilmente in villeggiatura. Non abbiamo delle prove se non appunto indirette, tuttavia se devi redigere un regolamento di tipo militare scegli il numero uno. Scegli il numero uno. Ricordiamo, il regolamento della milizia fascista fu pubblicato sul Popolo d'Italia il 3 ottobre 1922 e venne pubblicato con la dicitura in calce Torre Pellice 17 settembre 17. 22. Perché allora l'incontro dal diario di Balbo inizia il 15, che era un venerdì. Verosimilmente si sono trovati qua tre giorni, quindi se poi il regolamento finale firmato da De Vecchi, De Bono e Balbo, però non era presente ma era l'ispiratore di questo, perché Balbo era una persona intelligente, acuta, sapeva che c'era questa necessità. E quindi mi permetto, ricordiamo che conferendo con il re, Armando Diaz sconsigliò di schierare l'esercito e avvisò il re che c'era il rischio che parte delle truppe potesse scegliere di schierarsi con le milizie fasciste. Questo fu forse anche una delle ragioni che spinse successivamente il re a respingere la proposta di stato d'assedio già proclamata con decreto dal presidente Facta, e addirittura dicono alcuni a dirgli in piemontese vada lei a togliere i manifesti, e quindi distruggendo di fatto la carriera politica del suo capo del governo. L'ha bruciato, anche altri esponenti del governo titubavano. Facta si è trovato veramente tra l'incudine e il martello. Forse l'unico, mi piace citarlo, che provò veramente a fermare la marcia su Roma fu Paolino Taddei. Lo cito perché, guarda caso, un altro personaggio legato al nostro territorio in qualche modo, perché lui era stato prefetto di Torino ed era stato particolarmente abile nel 1920, quando di nuovo qua, in questo territorio, divenne un laboratorio politico, perché apra la fera nello stabilimento Mazzonis, fu issata per la prima o la seconda volta, su questo gli storici divergono, ma sicuramente fu un caso di clamore nazionale, fu issata la bandiera rossa in una fabbrica. Voi sapete nel 20 cosa significa occupare una fabbrica, poteva essere l'inizio di una rivoluzione di tipo bolscevico. Paolino Taddei fu molto abile, perché anziché a intervenire col pugno di ferro, riuscì, perché Mazzonis si era veramente impuntato in maniera anche nei confronti degli altri industriali, pare che il vecchio Agnelli nei confronti di Mazzonis avesse poca simpatia e gli avesse detto stai esagerando con le tue reazioni. Taddei fu molto intelligente, perché smorzò la protesta, la fece in qualche modo decantare, e quindi poi alla fine ci fu la requisizione e di fatto stemperò queste velleità rivoluzionarie. Però per dirti la centralità del territorio, Paolino Taddei divenne poi ministro dell'interno del governo Facta, e così per curiosità uno dei giovani cronisti che raccontarono per l'avanti quei fatti del 1920, quindi appena due anni prima, era un giovane Palmiro Togliatti, che venne a Lusarna San Giovanni in quel caso a fare il cronista. Ecco, questo territorio davvero in quegli anni è tutt'altro che marginale, ma in realtà il territorio pinerolese e le valli valdesi mai sono state storicamente marginali, ma in quella fase storica particolarmente sembra che tutto si concentri in queste terre. Ovviamente il Piemonte era centrale con la monarchia, ma questo territorio in particolare esprime grandi personaggi, esprime grandi istanze politiche, sociali, sindacali, e noi però abbiamo deciso di affrontare quei giorni anche da un punto di vista un pochino più di costume, se vogliamo. Cambiano, quelli sono i tempi in cui si balla il foxtrot, e appunto la stagione, il mese di settembre 1922 e il
mese del grandissimo banchetto di Facta, ricordiamo oltre 3.000 invitati alla cavallerizza Caprilli, e contemporaneamente la celebrazione degli 80 anni di Giolitti a Cavour, e visiteremo anche la posta di Cavour, che era innanzitutto la sede del telegrafo e poi anche comunque un luogo di ristoro. E viene naturale a questo punto domandarci: ma in questo albergo, che all'epoca era luogo di villeggiatura di grande prestigio anche internazionale, cosa potrebbero, perché ipotizziamo naturalmente, aver mangiato i futuri gerarchi fascisti e il comandante generale Armando Diaz? Proviamo a immaginare, in questo albergo di lusso. Partiamo da una precisazione: il fatto che si sia svolto proprio qui questo incontro è un'ipotesi, io lo ritengo probabile, anche perché era veramente la struttura numero uno, non era l'unica, però ad esempio, per farvi capire quanto fosse importante, qui in questi locali un anno prima era deceduta Rosa Giolitti, Rosa Sobrero, la moglie di Giolitti, che era venuta qua appunto a trascorrere un periodo. Quindi è ipotizzabile che scegliendo una struttura da queste parti possano essere venuti qui. Cosa si poteva mangiare? Fermo restando appunto che era un incontro abbastanza clandestino, probabilmente non sono stati riconosciuti, Armando Diaz sicuramente sì, ma gli altri probabilmente non erano ancora dei personaggi. Poi, sempre che Armando Diaz ci fosse, ma indubbiamente i convitati a questa tavola avrebbero potuto, ad esempio, visto che mi inviti a questo gioco, mangiare una trota in salsa. Allora, all'epoca andava molto forte la salsa cardinale. Raccontiamola. No, la salsa cardinale era una salsa che era stata anche descritto da Escoffier, e era composta, cioè la cosa che la caratterizzava maggiormente era il burro di aragosta o di astice, e quindi dava questo colore particolarmente rosso, che appunto era colore cardinalizio. Però mi piace pensare che in terra valdese e soprattutto a Villa Olanda non si servisse la salsa cardinale, ma si servisse un'altra salsa che andava per la maggiore all'epoca, che ancora oggi è dentro molti menù, che è la salsa olandese, no? Ça va sans dire, no? Che è una salsa di tuorlo d'uovo, burro, pepe di cayenne, sale, molto semplice. Siamo, per chi non conosce questo territorio, siamo radicati in terra valdese. I valdesi non sono cattolici, specifichiamolo, sono un movimento riformato, e culturalmente portano anche in questo territorio un respiro internazionale, proprio per la loro epopea. Questa è una comunità in realtà con rapporti amplissimi a livello europeo e con una grande cultura, non solo enogastronomica, ma in generale, noi in questo caso ci limitiamo a quella enogastronomica. Quindi questo è davvero un luogo dove si incontrano tradizioni e culture di altissimo livello che si tramandano anche attraverso i secoli. Quindi un tempio anche del culinario. Qui il mare è lontano, non si mangia pesce di mare, a parte le acciughe ovviamente, ma di sicuro non in un grande ristorante, e quindi la trota secondo me poteva. E poi come secondo della selvaggina, visto che all'epoca la caccia era particolarmente sviluppata da queste parti, si potevano trovare delle delizie per i palati di allora. Che non era certamente però la cucina valdese dei poveri, no, perché no. La cucina valdese dei poveri era fatta di zuppe di cipolle e pane raffermo. Certo, era la cucina dei poveri, qua i poveri erano principalmente valdesi come il resto della popolazione, e quindi indubbiamente c'era questa tradizione. Poi sul fatto che esista una cucina valdese c'è stato un ampio dibattito, alla fine Walter Reinhard, il grande chef che all'epoca era del ristorante Flipot, riuscì in qualche modo a promuovere quest'idea, no? Che ci fosse una cucina valdese, ma fu una cosa molto dibattuta. Ecco, ricordiamo che Walter Reinhard oggi è lo chef della posta di Cavour, e quindi la storia curiosamente ritorna. Io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, ringrazio i pochi spettatori che seguono queste nostre trasmissioni della Fabbrica del Libro, e spero di avere
avere occasione di rincontrarti e di seguire questa bellissima rivista che, dobbiamo dire, esce dal territorio raccontandolo con ricchezza, con approfondimenti, e che sta crescendo lentamente ma in modo robusto. Sei molto gentile, sono onorato, grazie. Grazie a Daniele Arditto.